Girls, oggi vedo dei prodotti preferiti. Ho aperto la finestra per far entrare un pochino d'aria, sono all'incirca le 8:30, quindi direi che un pochino d'aria fresca potrebbe anche entrare, se non fosse che ho dovuto accendere una luce artificiale perché altrimenti avevo metà camera completamente nera e metà bianca e sembrava tipo che io stessi filmando in una caverna, quindi non mi sembrava proprio il caso. Comunque oggi vi farò vedere i prodotti preferiti dell'ultimo periodo, anche se non ce ne sarà nemmeno uno di make-up, perché ovviamente, come potrete ben pensare, non mi sono messa a testare granché di trucco in questo periodo, anche perché sto cercando di smaltire quello che già ho. Però ho scoperto un sacco di prodotti che mi sono piaciuti molto per i capelli, per le ciglia, perché sapete, io ho l'ansia proprio dei capelli che si spezzano, delle cose che le punte che si rovinano, proprio non mi toccate i capelli perché potrei anche morire. Quindi vi farò vedere anche i prodotti rinfrescanti. Nel frattempo mi sono spostata i capelli perché sto morendo di caldo. Anche se ho aperto le finestre, proprio non è valso niente perché non entra neanche un filo di vento, non che ci sia fuori, però la prossima volta vado direttamente fuori in campagna, così facciamo prima. Allora, il primo prodotto che vi mostro è l'acqua termale di Avène. Ed è veramente super rinfrescante e il getto è leggerissimo. Una cosa assurda, mi sento di avere. Stavo proprio morendo. E questa la compro tutte le estati perché è fantastica e ovunque la mettete è sempre fresca. Non è come mettere l'acqua in uno spruzzino, metterlo lì da parte, vi diventa un brodo. Questa rimane fresca ovunque la mettiate. Ups, ho bagnato anche i capelli. Cioè, non ci sono parole, è sempre fresca, la trovate in offerta in farmacia perché d'estate ovviamente la comprano tutti e per me è un evergreen anche per rinfrescare un po' il trucco senza fare un patatrac, mi ci trovo benissimo perché non cola, non è come spruzzarsi l'acqua in viso e vi cola tutto, è proprio leggera leggera. Poi, altro prodotto con cui mi sto trovando bene, sempre per, non tanto per rinfrescarmi, però per darmi un tocco di profumo. È il deodorante, perché d'estate gli odori forti io non li patisco proprio e quindi preferisco profumi leggeri, fruttati, freschi, che mi diano proprio una botta di vita. E questo è un deodorante che rispetto ai deodoranti normali, che io non sopporto, perché hanno sempre un odore di pannolino di bambino, a me dà sempre quell'effetto lì quando li vado ad usare in negozio, questo è proprio un odore tropicale, un odore proprio di frutti esotici, infatti si chiama Indian Fruit, l'ho comprato a 1,29 € da Lidl, infatti la marca è della Shein, e ce ne sono un sacco, tutti colorati, sono anche molto carini da vedere. Il profumo è fantastico, me lo metto tipo 5.000 volte al giorno e ne ho comprati un sacco di questi boccettini, è per questo che mi ricordo il prezzo alla perfezione, nonostante io lo utilizzi già da 2 mesi sicuramente proprio. Altra cosa che vi consiglio è questo dentifricio che mi è stato inviato, ed è un dentifricio particolare perché è al 100% naturale, quindi inci ottimo, ed è un dentifricio che porta i denti alla loro brillantezza naturale, quindi li vedete proprio nella loro situazione naturale, un po' come i capelli quando passate al bio, la stessa cosa. Mi è piaciuto questo prodotto perché mi va a rinfrescare le gengive e dà proprio un sapore di menta. E sembra proprio di lavarsi i denti con la menta pura. La sentite proprio la differenza. Poi, essendo un dentifricio in polvere, perché come vedete non è in tubetto, l'ho diluito con l'acqua e non fa schiuma, però comunque lava i denti, vi lascia una sensazione di fresco che neanche il dentifricio più forte insieme al colluttorio a me riesce a dare, quindi è questo che mi piace molto di questo dentifricio. C'è anche un sacco di prodotto dentro perché ormai lo utilizzo da mesi e ancora ce l'ho, quindi nonostante costicchi un po', ora non ricordo il pezzo preciso, ma ovviamente vi lascerò le informazioni sotto nell'info box. L'unica cosa è che vedete qui davanti la foto dei denti sbiancati, eh? No. Cioè, i denti miei sono rimasti identici, forse un pochino più brillanti, però la cosa che mi piace di questo dentifricio è che porta i denti alla loro situazione naturale. Quindi non è che vada a sbiancare, però se avete il vostro smalto dei denti che di natura tende ad essere giallo, questo dentifricio magari ve li farà sembrare ancora più gialli. Non è per spaventarvi, però in realtà è una cosa buona perché questo tende a proteggere comunque lo smalto dei denti, a non rovinarlo. Comunque per me è un prodotto molto valido. Poi ho utilizzato per le ciglia dei prodotti che mi sono piaciuti molto.
Il primo è questo olio di jojoba che è puro al 100% e l'ho acquistato in centro commerciale normalissimo, lo trovate facilmente dei provenzali. Mi ci sono trovata molto bene perché con tutti gli oli che io ho provato mi si gonfiavano gli occhi e sinceramente è una cosa con cui non posso farci niente perché ho gli occhi sensibili e pensavo che nessun olio avrei potuto utilizzarlo sulle ciglia per questo problema, mentre invece l'olio di jojoba è l'unico che non mi ha dato problemi, ne sono molto contenta perché da quando lo utilizzo vedo che le mie ciglia sono molto più nere e più forti, cioè si vede proprio esteticamente la differenza, non tanto a occhio nudo perché quello proprio se mi avvicino allo specchio lo vedo, però quando applico il mascara lo vedo che proprio le ciglia sono più corpose. Ovviamente non è che questi prodotti fanno miracoli, che vi crescono le ciglia mentre dormite come fanno vedere alcune volte sul web, che sono prodotti che fanno crescere le ciglia miracolosamente, perché è un po' come la storia dei capelli, crescono alla radice. Se le vostre ciglia di natura sono ciglia corte, rimarranno ciglia corte, non esiste il miracolo che vada dentro e vi fa crescere del doppio le vostre ciglia, però potete migliorarle la loro consistenza. Questo non è un olio, stavo per dire un altro olio, questo è una vitamina E pura liquida che ho voluto farmi fare personalmente da una farmacista, quindi magari chiedete, l'ho pagata 10 euro e c'è un sacco di prodotto, infatti ho cominciato ad utilizzarlo anche sui capelli perché sinceramente solo per le ciglia non lo consumerò mai tutto questo prodotto e mi sono trovata veramente bene anche per i capelli, non l'avrei mai detto perché è stata un po' una scoperta, non avevo mai sentito parlare io sinceramente della vitamina E sui capelli. E siccome la consistenza è molto densa e appiccicosa, pensavo che sui capelli fosse inutilizzabile. In realtà, se lo utilizzate prima di andare a fare la doccia come impacco pre-shampoo o direttamente sotto la doccia prima di andare ad asciugare i capelli, cioè, vedete proprio la differenza perché i capelli sono morbidissimi al tatto. Anche in questo caso non vi sentite capelli duri, come se ci aveste messo qualcosa dentro, non si sente affatto. Quindi non appesantisce neanche i capelli, ovviamente non usatene troppo, perché troppo non va mai bene. Ed è un po' fastidioso utilizzarlo perché appunto appiccica. Vi parlo di questo sempre per i capelli, anzi ne ho tre prodotti per i capelli. Questo è un siero nutriente che mi ha dato Mirko, l'ho preso ovviamente nei negozi professionali della marca Argan Star. Questo è un trattamento all'olio di argan molto ristrutturante che ha all'interno la cheratina e serve per supportare il trattamento alla cheratina, l'impacco che mi fa Mirko con le fiale una volta ogni 3 mesi, non è che ho proprio un piano da seguire, lo faccio una volta ogni tanto per dare una botta di vita ai capelli. Anzi, tra l'altro li ho anche tagliati un mese fa, ho tagliato le punte sfibrate, ma non so se si veda. E sto utilizzando questo prodotto per dare un po' una botta di vita, mi ci sto trovando bene, non è costato neanche tantissimo se non sbaglio, ma vi lascerò ovviamente le informazioni sotto l'info box di ciò che non ricordo. Mi sto trovando bene anche con questi due shampoo, uno è di Garnier Fructis, uno l'ho terminato tutto che è della Chen Volume e Style per capelli fini e fragili. Ho pensato che fosse un prodotto valido perché comunque lava bene i capelli, è abbastanza nutriente, il profumo è buono e quindi ho deciso di promuoverlo. Però mi sono trovata molto meglio con questo shampoo di Garnier Fructis. Mi è sembrato un po' strano tornare a comprare questi shampoo che utilizzavo nei periodi in cui il bio non sapevo nemmeno cosa fosse, e questo è uno shampoo fortificante oil repair, insomma proprio vedete il packaging uguale identico a quelli vecchi. Questo però è senza parabeni e studiato per capelli secchi, nutrizione, brillantezza eccetera eccetera. Potete constatarlo anche proprio a occhio che i miei capelli sono belli brillanti, voluminosi, perché una cosa che ho notato di questo shampoo che mi è piaciuta è che mi dà volume alla radice, nonostante non sia uno shampoo che si prefigge di essere volumizzante, e mi definisce anche molto bene i ricci qui alla radice, che è una cosa che mi piace perché a volte i prodotti quando sono troppo nutrienti mi vanno proprio ad appiattire la cute, è una cosa che non mi piace. L'ultima di oggi è una crema mani che come vedete è completamente terminata proprio ed è la calendula della Chen. Questa proprio penso di averne utilizzato, non so neanche io quante quanti boccettini, infatti ora devo anche ricomprarlo.
e la utilizzo per fare lo styling ai capelli, quindi per volumizzare i ricci e per dargli una forma dopo aver fatto la doccia e contemporaneamente andarli a nutrire. Perché se voi utilizzate una qualsiasi schiuma o prodotto per andare a disciplinare i capelli, lo state facendo solo esteticamente. Perché io da quando utilizzo questo metodo mi sento proprio i capelli cambiati, proprio le lunghezze sono di un morbido assoluto, senza andare comunque a rovinare la forma dei miei capelli, lasciandoli comunque al naturale. Spero questo video vi sia stato utile, fatto un po' così al volo. Noi ci vediamo alla prossima.